Nello svolgimento, in serata o al massimo domani mattina, si sposterà a Bohini, località turistica jugoslava ad una settantina di chilometri da Lubiana, nei pressi di Kranjska Gora. Nel corso del suo intervento, Stanzani ha ribadito la irreversibilità della scelta transnazionale adottata dal congresso di Bologna, introducendo alcune ipotesi di lavoro, da lui definite provocazioni, che riguardano l'accettazione del finanziamento pubblico, la costituzione di una fondazione per la sua gestione, la costituzione di comitati elettorali per favorire la presentazione di liste civiche. Ricordiamo che il Partito Radicale ha scelto di non presentarsi col proprio simbolo alle consultazioni popolari. Il primo segretario ha introdotto anche elementi di riflessione sulla inadeguatezza del gruppo dirigente e del solo segretario a gestire il progetto transnazionale, proponendo un assetto su base militante. Ha giudicato infine un successo la prosecuzione dei lavori del Consiglio federale in Jugoslavia, non per il fatto in se stesso, ma per il dibattito sviluppatosi in quel paese. È intervenuto poi Marco Pannella con un lungo e articolato discorso di oltre un'ora, tutto in francese, in omaggio all'idea transnazionale del partito e ai 18 dei 35 membri del Consiglio federale che sono stranieri. Pannella ha ribadito concetti come la vita del diritto e il diritto della vita, che sta alla base dell'idea transnazionale propugnata dal Partito Radicale, cui è legata quella degli Stati Uniti d'Europa, di cui la Jugoslavia e il suo ingresso nella comunità europea diventano un momento centrale. Pannella si è anche soffermato sull'arma dei radicali per eccellenza, il referendum. Secondo lui non è più strumento dei radicali, perché come è avvenuto nel caso del referendum sulla responsabilità dei magistrati, esso viene stravolto dal sistema politico vigente. Sul problema del finanziamento del partito, Pannella si è detto sostanzialmente d'accordo con Stanzani, anche perché per sopravvivere con l'autofinanziamento il Partito Radicale avrebbe bisogno di 30-40 mila iscritti. In una pausa tra i lavori abbiamo avvicinato ai nostri microfoni il vice segretario del Partito Radicale, onorevole Emma Bonino, per fare il punto sulla situazione. In Jugoslavia si doveva andare per un congresso, si va per un consiglio, ecco, cambiano i termini, però la sostanza forse rimane quella, anche perché comunque a questo punto una data per il congresso è chiaro che verrà posticipata comunque entro Pasqua. Certo, sì, il problema è evidentemente noi prendiamo atto di un'apertura che si è creata e che rispetto ad un no molto duro e devo dire molto sprezzante del governo centrale, evidentemente esistono in Jugoslavia gente, forze politiche che hanno la stessa nostra aspirazione, e cioè che cominciano a mettere in crisi l'idea stessa del nazionalismo come soluzione a una serie di problemi e ovviamente l'idea stessa del non allineamento, che se è stata geniale e negli anni passati a nostro avviso semplicemente fatto il suo tempo. Ecco, noi non riteniamo, ma ci sembra di non essere soli, ci sembra che cominciano ad esprimersi degli sloveni, degli jugoslavi stessi, a pensare che se è possibile a medio termine delineare una strada di soluzione per una serie di problemi interni della Jugoslavia, non è chiudendo le frontiere e chiudendosi a riccio, ma in un'apertura e in un dialogo politico oltre che economico con la comunità europea. Noi sappiamo bene che la Jugoslavia cerca un dialogo economico, cerca le briciole in buona sostanza. Noi riteniamo solo che invece si può pensare di più, si può mirare più alto. Grazie.